la diretta. Attenzione, meno due alla diretta. Ci siamo? 3, 2, 1, borda. Cari italiani, da oggi... No, no, Berlusconi ci va davvero, cambia personaggio. Carissimi italiani... No, fanno un altro. Da domani il nuovo decreto... No, con tu c'è più. Meno 3, 4... Allora vai, ridammi, vai. Discorso 1, Presidente della Repubblica. Tu immagini se fosse Vasco Rossi, nuovo Presidente della Repubblica, Vasco Rossi. Ecco, allora domani italiani siamo tutti spinello libero. Ci siamo. Celentano, Celentano, ormai domani nuovo presidente Adriano Celentano. Aspetta. Silenzio, un silenzio totale. D'ore tutti. La gente a vedere la televisione d'ore così. E non lo so. Oppure Giovanotti, nuovo presidente della Repubblica d'Italia, Giovanotti. Forza ragazzi, allora domani sera siamo presidente della Repubblica, forza, come stai? Forza, andiamo, facciamo questo tramvai. Attenzione, entriamo a Mondo Visione. 3, 2, 1, punta. Carissimi italiani, ma ancora meglio toscani. Da domani il Granducato di Toscana. Mi presento, sono Iuri Bellini, nuovo presidente autoeletto della Repubblica Toscana. Da domani Repubblica Toscana ha diritto. Ci saranno tre province. Provincia di Lampredotto, provincia di Bistecca e provincia di Rivollità. Sole uniche province di mondo. E l'olio in Toscana si fa 20, 25, 40, io lo metterei a 100 euro il chilo. C'è al chilo, perché non si fa il chilo. E allora... 100 euro il chilo, da ora poi l'olio toscano 100 euro il chilo, da 2022 l'olio 100 euro il chilo. Finalmente il maccherone sarà solo unicamente il vero maccherone pistoiese, quello squadrettato, quello con la lana, e l'anatra si chiamerà la nana in tutto il mondo. Non rompete coglioni con il vino, ho preso il vino a cosa, il vino toscano, da domani il vino solo preso in Toscana, l'olio toscano. Basta, fine di portare l'olio, mescolarlo con l'olio di quell'altro, ci sa noi in Toscana l'olio e non rompete coglioni, solo olio toscano pizzicante, extra vergine d'oliva, quegli altri mi fanno cacare. Ringrazio quelli di Sanpera Ponti che mi hanno dato il voto, quelli di Scandicci, quelli di Brozzi, quelli di Vicchio, tutta la Toscana che mi ha eletto naturalmente.